Abbiamo fatto un percorso molto lungo di passaggio dal petrolio alle energie rinnovabili. Oggi siamo quotati in borsa da più di 20 anni e la sostenibilità è diventata una misura di valutazione da parte anche degli investitori sulla creazione di valore e la tenuta del valore nel lungo termine. Sempre di più la grande finanza investe in aziende sostenibili, quindi che si faccia rinnovabile o che si faccia acciaio, che si faccia altra attività industriale, la sostenibilità può essere perseguita da qualunque azienda facendo una serie di azioni. Peraltro oggi gli stessi bilanci contengono la cosiddetta relazione non finanziaria, dove bisogna indicare i risultati raggiunti non solo dal punto di vista economico e finanziario, ma anche sulla sostenibilità che riguardano i vari temi dell'impatto sull'ambiente, della cosiddetta diversity, del lavoro femminile in azienda, quindi tutta una serie di parametri, peraltro indicati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, su cui si viene misurati. Quindi il fatto che si è misurati spinge l'azienda a far sempre meglio e di conseguenza poi la finanza sono i risparmi dei cittadini mondiali e quindi anche la spinta, la sensibilità per esempio verso le problematiche ambientali, la decarbonizzazione, il climate change che viene dai cittadini passa dalla finanza perché sono i loro risparmi e impatta sulle aziende. Quindi diventa un circolo virtuoso.